Ti spazzo in due! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi in questa nuova puntata di Ti spazzo in due, della reaction di Ti spazzo in due. Vi voglio ricordare che questo programma è la versione italiana dell'americanata case da incubo, cioè quelle persone che hanno le case tutte lerce, disastrate, schifose. Va gente, gli pulisce proprio, gli ridà una nuova vita, proprio le resuscita ste case. E quindi hanno fatto anche la versione italiana, Mi raccomando ragazzi, ricordatevi anche di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, condividere, tutto quello che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, che questo video ha bisogno di tanti like. Mi raccomando ragazzi, adesso iniziamo subitissimo a fare questa nuovissima reaction di Ti spazzo in due. Io sono Annette, sono la mamma di Rodolfo, mio figlio. Io sono Rodolfo. Questa è la nostra casa di famiglia dove abbiamo vissuto per 27 anni. Ah, oh, bella casa, ci piace, bella nella campagna, proprio la casa dei film proprio degli assassini, mi pare, quella proprio buttata nel bosco così. Vabbè. L'abbiamo affittata e gli inquilini, una volta che sono usciti, ce l'hanno lasciata in uno stato disastroso. Io quando sono entrata è stato uno shock. E lo è anche per noi lo shock. Che marò, e che inquilini ci hai messo? Voi bestie hai messo? Che ci hanno fatto in sta casa? I riti così, diciamo. Maron! Buongiorno! Buongiorno! Ben arrivata. Grazie, piacere Antonella. Annette. Molto piacere Rodolfo. Andiamo a vedere questa casa? Andiamo a vederla. Prego. Grazie. E andiamo a vedere come te l'hanno lasciata. Già abbiamo visto alcune anticipazioni, diciamo. Quindi ci aspetteremo di tutto, la qualunque proprio, eh. Ecco, questa era la cucina. Sì, esattamente. Come dicevo, ci aspettiamo la qualunque, cioè proprio la sporcizia più incredibile. Che cosa è, Maron? Ma non vede. C'è sto odore di pesce andato a male. Magari mi salta fuori un pesciolino morto, marcio, non lo so. Il lavandino è proprio incrostato. Sì. No, addirittura pure il pesce è andato a male, se sente. Quindi si è proprio l'olezzo proprio impregnato proprio dentro a sta casa. E quindi come cazzo fa a mettere il pesce andato a male? Fa veramente schifo, è molto sporca. Il bagno è questo, giusto? Sì. Il bagno, caspita, era... Ah, il bagno, raga, il bagno è il pezzo più dolente. Cioè, di solito il bagno è quello più lercio di tutti, che proprio proprio schifo fa. Infatti, come si vede, fa pietà, fa schifo. Io penso che il water, comunque loro non la raccontano giusta. Io penso che i water loro li hanno puliti, perché non puoi avere una casa così sporca con i water puliti. È impossibile. E infatti qua c'è qualcosa di strano, c'è qualquadra che non cosa. Pur secondo me una mezza pulitina ci hanno data. Mi sentivo quasi in imbarazzo anche io e quindi mi sono fatto forza e l'ho pulito io, fino al gomito. Ah, ecco, vedi, è bravo Rodolfo che ha pulito il cesso fino al gomito. Non voglio immaginare cosa c'era in quel cesso addirittura. E qui è un problema, perché allora la pulizia noi la facciamo internamente, esternamente, però quello che c'è nel mezzo rimane sempre sporco. Vedi anche tutti gli animaletti? Sì. Come cazzo ci hanno finito gli animaletti dentro là? Ma no, proprio gli insetti... Ma chi è che ci stava? Madonna. E se non si aprono, un bel problema. Si possono aprire da qua. Ah sì? Sì. Ah. Una volta aperti, però sono perfettamente ispezionabili. C'è il doppio del lavoro. Esatto. C'è proprio il doppio del lavoro. Beh, proprio insettoni grossi così, in mezzo alle finestre. Sì, quindi ogni finestra sono 4 vetri, teoricamente. Ah, qui c'è la moquette. Qui c'è la moquette. Mamma mia, come conciata sta moquette. Ormai è nera.
aiuto. Io solo a pensare di dover dormire in quella camera preferirei dormire in giardino. Eh beh, in giardino diciamo prendi meno virus, meno batteri, meno malattie. Sì, effettivamente sì. Ma io dico, ma come si fa quelli che stavano prima a lasciare una stanza in quella maniera? Madonna mia, ma chi erano animali, bestie? Che causa è Maron? Il soggiorno. Capirai, ragno porta guadagno, questa scusa che usano quelli che sono i casi elerci con i animali dentro, ragno porta guadagno. Sì, va bene, il salotto ce l'ha fatto il barbecue. Mamma mia, Camino, cos'è che hanno fatto di buono qui? E ce n'è da fare. Sì, ce n'è da fare, ma che ci hanno fatto in quel camino? Ci hanno cremato un cadavere, madonna mia. Buongiorno. Buongiorno Antonella. Buongiorno a te. Signora, andiamo? Ma che cos'è quello? Un teschio di un cavallo? Ma che ci fa un teschio di un cavallo all'entrata della casa? La casa degli orrori, ma la casa dei mostri. Ragazze, questa casa è sporchissima, ma io ho promesso che verrà consegnata entro stasera. Bisogna pulirla, finirla anche se arriva notte. Sì, a costo di... fasse proprio full immersion proprio. Sì, ci vorrà un bel lavoro, bel lavoro di olio di gomito, come dite voi. Ah, quelle stanno proprio, hanno già iniziato alla grande proprio a pulire il camino, il coso dove stavano i cadaveri dentro bruciati. Ma proprio dai. C'è di tutto in questo camino, ferri, lattine, una stagnola, ma cosa gli hanno messo in questo camino? Oh mio Dio, quanto è profondo sto coso! 7,5 metri, pure 10 metri, abbondiamo, che tanto là dentro ci hanno messo chissà che cosa, ci hanno messo una persona bruciata, perché cioè, quanta cazzo di cenere c'è sta, e che? Ce n'è troppa roba che io non lo so, guarda. Nado, da vomito. Allora mamma. Ah, pezza nera, raga, pezza nera. Madonna mia, e che è? Proprio la cosa appiccicosa, proprio ho schifo. Questa è la scala, io non ci arrivo qua. Ma perché mi hai portato via la scala? Vediamo, non ci arrivi? No. Vediamo? Ma tu perché non ti faccio i calci? Mamma. Buona l'ernia al disco, che te viene l'ernia al disco, state buono, fa ste cose. Ah, poi ha piato un braccio alla madre, ha piato e fa l'anna sopra, una scaletta. Bene, forza, oh, e cosa coraggio. C'è qua dentro? Così. Veronica! Oh, sempre me chiamano. Sì, Anna? Vero! Eh sì, quello è il pozzo di gnomi, il pozzo dei desideri degli gnomi proprio. Infatti là sotto ci stanno i gnomi, ecco perché ci sta Agrata, capito? Allora io inizierei a fare il divano, così mi porto avanti. Ok. Orrore. Sì, pronto? Ah, ma sì, venite a buttare sto divano perché non c'è soluzione, cioè se può solo che butta quel divano, ma che vorrei che operà? È irrecuperabile quel divano. Ah, ya stanno a fa, brava, ya stanno a fa, guarda. Complimenti, cioè poi hanno proprio buttate le secchiate d'acqua sul divano, proprio con la candeggina e i litri, però ya stanno a fa, brave. Il mio trucco, una volta lavato ed asciugato, utilizzo del cotone e del latte detergente per rigenerare la pelle e renderla morbida.
Addirittura, no? Sta cosa mi era nuova. Parecchie cose mi sono nuove. Però sta cosa mi è nuova. Quindi latte detergente, cose, e se mette sopra. E se fa. Ah, oh, interessante. Ciao Antonella, come vanno i lavori? Ti voglio insegnare un trucco per pulire il piano cottura in un modo semplice e naturale che potrai fare anche tu ogni volta a casa. Quindi ogni gioco, ogni puntata c'è sta questa qua che dà consigli a quelli che c'hanno la casa su come sistemare alcune cose. Beh, quindi è una nuova cosa, bravo. C'è da mettere 20 grammi di olio e 20 grammi di alcol. Amalgamare bene, lo lascio riposare per 3 minuti. Dopo ti fai una bella scolata. No, e dopo se pulisce, immagino, se pulisce sta fa. Quindi questo è il famoso olio di gomito, ecco, vedi? Lo possiamo spalmare su tutta la superficie. E togliamo il più grosso. Prendo il tutto e lo spalmo completamente sul piano cottura. Ah, e quindi vedi, come ho detto prima, bisogna spalmare tutto, capezzetta, cosa è l'intruglio magico che ti fa pulire il piano cottura finalmente dopo una cosa lercia così scevole. Prendi un panno di cotone, vai ad asciugare finché lo rendi lucido e ti ci puoi specchiare nel piano cottura. Nel caso ti fossero finiti gli specchi dentro casa, che magari stai a truccare, stai a far veloce, cioè tutti gli specchi lerci, zozzi, rotti, per piano cottura te specchi. Che è? Ma che ci stavano la parrucca in mezzo al qua, Maronna. Ma mangiare di putrefatto di gatti. Che schifo. Te Anto, tieni. Mamma, i guanti, mettiti i guanti. Ma che roba è questa? Mi prendi sgassato urgente. Che schifo. Cose dei gatti putrefatti, proprio che poi già il coso dei gatti puzza, più è putrefatto. Ecco. Le pulizie giungono al termine. Anche stavolta Antonella e la sua squadra sono riuscite a compiere una missione che sembrava impossibile. Madonna mia, ma veramente, le sembrava una cosa impossibile, che è mangiare i gatti lerci, la parrucca non scarico. Benvenuti in casa vostra, Annette e Rodolfo. Vi ricordate com'era questo piano cottura? Sì, perché questo hanno fatto col famoso intruglio che ha fatto lei, con l'olio di gomito che ha fatto lei in casa. E quindi ci ha pulito, esce perfetto. Brava, lo dovrò usare anch'io. Guardate la camera. Perfetta, direi, cioè più di così non si poteva. Beh, più di così, cioè, t'ha proprio rifatta a nuovo, t'ha rifatta, cioè, ci stavano in blatte grosse così, quanto un avambraccio. Il profumo che c'è, guarda! Si sente e si vede. E si vede pure che ci stava pure l'esercito di scarafaggi, di zanzare là dentro, in mezzo alle finestre, e non ci stanno più. Lavoroni proprio, cioè proprio il camino là gli ha proprio svuotato, ripulito e tutto, e non lo accendete più il camino, e gli ha rivoltato casa. Brave! Il divano ti puoi adesso accomodare? Ti puoi sdraiare? Fai quello che vuoi, buttati! Oddio, il divano, me ne stavo a scordare del divano. Quindi non l'hanno buttato, sono riusciti a recuperarlo, a leva tutta a merda di peli che c'è stava di chissà cosa. Brava. Prima di salutarci ho un piccolo regalo, secondo te cos'è? Sarà l'intruglio magico? Eh sì, cara, lo è.
Oh, il famosissimo olio di gomito gli ha regalato. Ebbè, quello ci vuole un po', anche a un po' d'altra gente ci vuole. E vabbè ragazzi, quindi avete visto sta casa che è stata data in qualità pessime dagli ex inquilini, e quindi loro li hanno resuscitato la casa. Brave le Paglionico, brave. E quindi ragazzi, importantissimo, quando affittate una casa fate attenzione a chi la date, capite? Quindi che poi vadano, cioè bisognerebbe fare tipo un contratto, una cosa, che io la casa te la lascio pulita e me la devi dare ridà pulita, se no te paghi una multa, una cosa. Non so se si può fare, se è una cosa che si può fare. Scrivetelo nei commenti, se lo sapete, se è una cosa giusta da poter fare. Scrivetelo qua sotto nei commenti, sono curioso. E niente ragazzi, è finita questa seconda puntata di Ti Spazio in Due. E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like e commentare se vi è piaciuto il video. Se no lo fate lo stesso, eh? Ci vediamo alla prossima puntata, che sarà di cosa sarà la prossima puntata? Ah, Epic Fail! Dai, ciao cari!